Ieri era Matteo Salvini che schiacciava il citofono davanti alle telecamere in cerca di presunti spacciatori. Oggi è tutto uno scampanellare contro Luca Morisi, il social megafono del capitano, indagato per una brutta storia di droga, e contro il leader della Lega che alla sua comunicazione per anni si è affidato. Un uomo che andava in giro a citofonare a casa della gente dicendo: scusi, lei spaccia? La bestia, così Morisi aveva ribattezzato la sua macchina comunicativa, è ferita. E mentre l'ex guru di Salvini si scusa per la sua fragilità, i social si vendicano rigurgitando meme, gif, vecchi slogan leghisti contro ogni sostanza stupefacente, una valanga di ferocità che si ritorcono contro chi le ha scatenate. E poi quella frase terribile su Stefano Cucchi: la droga fa male, detta da Salvini mentre la sua famiglia cercava giustizia. In tanti la rinfacciano al leader della Lega che tende la mano all'amico indagato. Nella vita si può sbagliare, però l'importante dopo aver sbagliato è capire dove si è sbagliato. Io lo perdono, però Stefano lo hanno ammazzato, scrive Ilaria Cucchi. Ora so che tutte le durissime prese di posizione di Matteo Salvini contro Stefano Cucchi e la mia famiglia hanno un volto. Luca Morisi, indagato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La Polcan ricorda quando Salvini definiva stupefacenti le sue parole, ma chiede di tenere a freno l'odio. Vittime della bestia. Matteo Renzi, che si considera vittima anche lui, se la cava con un in bocca al lupo, mentre la ministra 5 Stelle Fabiana Dadone si augura che ora qualcuno non si metta a citofonare a Matteo Salvini.